Bene, buon pomeriggio, ben ritrovato. Cominciamo oggi a entrare nel vivo della programmazione che sarà oggetto anche dell'esame, cioè la programmazione OCPP, che sarà il programma che vi Ah, sì. cioè, di che cosa parliamo? Parliamo del fatto che ben presto sono state delle informazioni, ma c'è stata la rivoluzione dei risultati di programmazione, perché anche la serie che abbiamo visto nel periodo scorso, per quanto certamente migliore del linguaggio macchina, non è un linguaggio di programmazione facile da utilizzare. Non si sarebbe sviluppata l'informatica così come si è sviluppata se non ci fosse stato anche uno sviluppo fondamentale nel linguaggio di programmazione. Il linguaggio di programmazione veramente ci sono di tanti tipi. Non parliamo qui in questo corso, li vedrete eventualmente quando arriverete a fare il quinto, se ci arrivate, intelligenza artificiale, i linguaggi cosiddetti generativi, prologo. Non vedremo oggi un altro linguaggio antico, che è il linguaggio funzionale, l'ESP. Quelli che ho riportato qui sono i linguaggi cosiddetti imperativi, quelli che sono stati effettivamente molto, ma molto più utilizzati, tuttora sono utilizzatissimi. Ho cercato di richiamare in questo albero genealogico, che non è che sia proprio molto completo, insomma è un po' essenziale, non so neanche se sia correttissimo, però sono andato un pochino anche a memoria mia. Per carità, alcuni di questi linguaggi sono nati prima di me, per cui io li ho incontrati che erano già in attività da tanti anni. Sto parlando del Fortran, che vedete in alto, Formula Translator, che è stato uno dei primi linguaggi effettivamente nei primi anni 50, che ancora adesso si usa, che contiene tantissime funzioni matematiche, è stato utilizzato soprattutto per programmare le funzioni matematiche per il calcolo numerico. Quindi il calcolo integrale, il calcolo delle derivate con metodi numerici. Il COBOL è stato utilizzato soprattutto per applicazioni di tipo gestionale, amministrativo. E poi un altro linguaggio importante, l'ALGOL, negli anni 60 si è sviluppato l'ALGOL, da cui ha preso le mosse un professore, Niklaus Wirth, per sviluppare, sempre sul finire degli anni 60, negli anni 70, un, secondo me, meraviglioso linguaggio di programmazione che si chiama Pascal, che a sua volta dopo ha dato origine a vari dialetti, diciamo così, uno molto utilizzato dal governo americano, dal DARPA ADA, o anche Modula 2. E Pascal è stato utilizzato anche nell'università italiana per tanti anni perché è un linguaggio che dal punto di vista didattico è molto bello, rende molto chiaro la definizione dei costrutti di base. Però Pascal non ha avuto un grande successo nell'industria perché credo, forse semplifico un po' troppo le cose, però è nato in Europa. Quando invece l'informatica, quella che conta, quella che si è diffusa al mondo, viaggiava e nasceva in America. E in particolare, salto subito a quello che vedete lì, CPL, CPL, BCPL, tutte queste cose, se andate su internet, Wikipedia, le trovate. Io cerco di andare veloce perché in quel BCPL che vedete lì, si chiamò, ebbe vita brevissima. Sono tutti derivati dall'ALGOL come struttura di base e si chiamava B, quel BCPL. Non so da che cosa derivava quella B, sinceramente, ma dopo la B venne la C. Il linguaggio successivo che vedete lì, C, è il linguaggio più diffuso al mondo tuttora. È stato sviluppato da due ingegneri della AT&T, American Telegraph and Telephone, Telephone and Telegraph, non mi ricordo, Telegraph and Telephone, vabbè, insomma, AT&T, è stato sviluppato a partire dal B, cioè dal BCPL, per implementare un sistema operativo che aveva commissionato loro l'AT&T, un sistema operativo
che fosse in grado di sfruttare appieno le caratteristiche delle macchine che la TNT aveva in quel momento, e che loro chiamarono questo sistema operativo Unix. Unix. Praticamente il C nasce per compendiare l'assembly nell'implementazione di Unix, cioè Unix era meno di 80 megabyte di roba, molto meno, quando è nato, e una piccola parte, diciamo un 5%, era scritto in assembly, tutto il resto era scritto in questo linguaggio C, che era un'evoluzione del B, cioè del BCPL. In pratica cosa succede? Succede che a un certo punto, per motivi vari, insomma, che non stiamo a ricordare, la TNT decide di rilasciare il sistema operativo Unix, siamo negli anni 60, alle università americane, con modalità di cui parleremo fra un attimo, open source, cioè ancora l'open source come ne parliamo fra un attimo doveva nascere, ma insomma lo diede in, come si dice, in donazione, fece una donazione alle università americane. La TNT. E questo gesto di donazione fece sì che tutte le università americane recepirono questo sistema operativo estremamente potente e cominciarono a arricchirne le funzionalità. Quindi, l'impero americano, negli anni 70, contribuiva allo sviluppo del sistema operativo Unix. E programmarlo con un C, perché Unix era scritto in C, e quindi imparavo anche il C. E quindi ci furono due effetti importanti. Primo, che Unix divenne il più potente sistema operativo che c'era in quel momento al mondo. E il C, il linguaggio più diffuso. Perché poi questi studenti, dopo l'università, hanno lavorato in aziende. Ed ecco qua, la Microsoft stava ancora per na doveva ancora nascere quando accadono queste cose, stava nascendo, diciamo. Allora, cosa succede però anche in parallelo? Negli anni 60 nasce il linguaggio Simula 67, ecco, c'è cioè dei colleghi che credono che l'origine della programmazione del gioco fosse proprio. Non è così. Io mi ricordo proprio di averlo proprio visto, sto linguaggio, di aver addirittura da studente comprato un libro per cercare di impararlo, sto Simula 67, che era un linguaggio che sempre che apparteneva alla famiglia Algol, diciamo, ma aveva sviluppato dei costrutti particolari per rappresentare quelli che vedremo a fine di questo corso, che si chiamano gli oggetti. E quindi con il Simula 67 nasce il concetto di programmazione orientata agli oggetti. Il Simula doveva essere un linguaggio che consentiva di poter programmare dei simulatori per esempio di processi industriali. Simulatore di processi, per esempio, non so, aeroporti, porti, bisognava simulare che entra una nave, che esce una nave, simulare che arriva un aereo, che parte un aereo. E riprenderemo questo concetto alle ultime 2 settimane del corso, se ce la faccio a essere puntuale. Questo simbolo aveva dentro questo concetto, il concetto di oggetto, anzi per meglio dire il concetto di classe di oggetti, che sono sostanzialmente, per chi sa già programmare li conosce già, chi sa programmare ma non ha mai incontrato il concetto di classe, le classi sono sostanzialmente, gli oggetti sono delle strutture dati con anche dentro le funzioni per lavorare con quelle strutture dati. Quindi, per esempio, il concetto di, non so, di finestra, una finestra che cos'è? È un oggetto grafico che però si può espandere, si può rimpicciolire, si può spostare. Allora, la funzione che la espande, la funzione che la rimpicciolisce, la funzione che la sposta o la mette in una posizione dello schermo, sta dentro la struttura dati che rappresenta la finestra e tutto quanto si chiama oggetto. Mo', insomma, questa cosa, piatola così come l'ho detta, perché ne riparleremo diffusamente le ultime 2 settimane del corso. Quello che vengo a dire, perché ne sto a parlare adesso? Perché il Simula 67 diede poi lo spunto a un linguaggio, Smalltalk, che si diffuse molto, fra l'altro in ambiente Macintosh, stava nascendo il Macintosh, che c'era dentro questo concetto di oggetto e di classe. E così invece il C no.
Non significa questo che con il C non si può programmare ad oggetti, semplicemente significa, e quando faremo la programmazione di oggetti ve lo farò vedere, che anche con C si può programmare ad oggetti, ma significa solo che il C non ha, va e tuttora non ha, perché C esiste ancora, delle strutture fondamentali che consentono di poter rappresentare in maniera primitiva il concetto di oggetto. Cioè in C te lo devi fare da te, questo oggetto, la classe. Invece, con Smalltalk no. Allora, un signore, un grande programmatore che si chiama, se qualcuno lo sa pronunciare, pronunciatelo voi, perché io non ho mai imparato a pronunciarlo, Stroustrup, cioè in realtà saprei anche, però a me non mi piace dirlo, Stroustrup, Bjorn, Stroustrup, ebbe questa semplice idea. Ok, c'è lo small talk, c'è il C, allora io i concetti dello small talk li voglio portare a livello primitivo dentro il C, e lavorò un annetto e ne venne fuori un nuovo linguaggio di programmazione che fu chiamato C con le classi. Però C con le classi è troppo lungo, allora dopo un po' fu chiamato C++, perché come vedremo già in questa settimana, più nella programmazione in C è un modo per raggiungere uno, cioè per dire un upgrade, un avanzamento, un miglioramento, ecco, C++. Che sarebbe C++. Ecco che nasce C++, che è il linguaggio che usiamo noi. Perché lo usiamo? Perché è un linguaggio open, non è proprietario di nessuno, chiarirò meglio fra un attimo il concetto, ed è diffusissimo al mondo. Per finire questo diagramma, sempre negli anni 90, con una storia lunga, interessante, per certi versi affascinante, ma non posso stare a dilungarmi su questo, nasce anche il Java, che voleva essere un linguaggio ad oggetti che somiglia al C, però non aveva tutti i rischi che il C ha, e cioè il C è il linguaggio sostanzialmente che fa sì che oggi ci siano gli hackers, e che ci siano i virus, e che ci siano il malware. Perché in C si può fare tutto e si può anche fare del male, farsi del male o far male agli altri. Il Java voleva in qualche maniera, era scoppiata internet, essere da un lato un linguaggio che consentisse di poter programmare allo stesso modo sia un computer che un tostapane. Questo era come si dice, il motto, il desiderata di questo linguaggio, un linguaggio universale che consentisse di programmare qualunque device digitale. Al tempo stesso, siccome i device si cominciavano già a collegare ad internet, oggi sapete che è scoppiata la Internet of Things, ma questa idea c'era già, e siccome su internet si possono trasmettere i virus, Java in qualche maniera ha delle difese naturali, diciamo così, per ostacolare la diffusione dei virus. Allora, Java lo vedrete in un corso successivo che sarà totalmente dedicato alla programmazione ad oggetti. Ecco perché noi non facciamo programmazione ad oggetti qui, in questo corso. Perché noi in questo corso facciamo le cose fondamentali, però a me mi piace lanciare il cappello sulla programmazione degli oggetti, ma lo faremo nelle ultime 2 settimane. Noi ci sono colleghi che usano il Java in questo corso introduttivo, ci sono altri colleghi che usano il C. Ci sono altri colleghi in America, più bravi di noi, sicuramente di me, che invece usano per il corso di fondamenti informatica dei linguaggi che non sono specifici per insegnare a programmare, per insegnare a programmare. Sono molto belli perché ti consentono di focalizzare le idee sui concetti fondamentali. Però hanno, dal mio punto di vista, il difetto che, non essendo utilizzati nel mondo reale, di fatto tu sì, impari a programmare, ma dopo, se dovessi andare a fare programmatore, devi imparare poi il linguaggio, che è quello che. È come qua qualcuno mi critica perché dice che faccio il C e non il C Sharp, perché quando si va fuori da qua magari si usa il C Sharp invece che il C, però, mentre che se sai il C, imparare il C Sharp, o se sai Java, imparare il C Sharp è una cosa da poco.
Imparare il C avendo invece seguito un corso all'università americana non è cosa da poco, perché poi il C è un bruttissimo linguaggio di programmazione. Bisogna togliere subito le cose. Perché è un linguaggio di programmazione, con rispetto parlando, all'americana. Questa è una frase che si usa sempre, non si capisce bene cosa significa. Io intendo dire che cioè, gli americani hanno una filosofia che è questa qua. Sono a, chiedo scusa, sono cavoli tuoi. Cioè, io ti metto in condizione di fare qualunque cosa, anche le cose, però la responsabilità di quello che fai è la tua, te è tua di programmatore. Viceversa, linguaggi come Pascal e anche come Java, come ho detto prima, sono linguaggi che cercano di mettere dei paletti per impedirti di fare degli errori quando vai a programmare o di fare cose un po' troppo spinte. Ecco. Questo l'ho detto, ma non mancherò di spiegarvi cosa intendo man mano che andremo avanti. Perché vi farò vedere laddove il C è proprio un linguaggio, linguaggio fatto dai responsabili, cioè che ti dicono devi far così, cioè, un po' all'americana, un po' all'italiana, perché devi far così, però poi non te sta a te, sta a te. Ecco. Allora, perché invece facciamo il C++? Perché con l'introduzione delle classi il C è diventato un prodotto più facile da utilizzarsi, in particolare l'input-out, come vedremo, è più semplice, per cui diciamoci la verità, il C++, nonostante la maggiore complessità, perché si programmerebbe con le classi, in realtà è anche più facile da utilizzare, i concetti fondamentali sono più facili in C++ che in C. Certe cose, come per esempio, l'ho detto, l'input-output e l'altra cosa è la gestione della memoria dinamica. È più facile farla in C++ che in C. Vabbè? Allora, quindi, e poi, siccome che il C++, insomma, ormai è diffuso come quanto il C, forse di più, allora a questo punto, avendo io fatto la scelta di iniziare il corso di programmazione con un linguaggio effettivamente usato al mondo, il più usato al mondo, in maniera tale che se voi doveste lasciare la triennale, a voi, che avete imparato? Abbiamo imparato C e Java, a posto. Non sono i linguaggi della Microsoft, però sono i linguaggi più diffusi al mondo, a parte quelli della Microsoft, che sono meno diffusi di questi due, comunque sia. Insomma, via. Questo è un po' il panorama. È chiaro quello che ho detto? Ecco perché facciamo il C++. Allora, come si programma in un linguaggio ad alto livello e quindi anche in C++? Bisogna avere un editore di testi, come abbiamo visto in Assembly, per scrivere il file ASCII. Se questo file ASCII, per esempio questo qui, che vedete qui, questo che vedete qui, sì, buonanotte, chiedo scusa. È un file hash, è una serie di caratteri che io lo prendo, lo posso portare su un editore di testo. È questo? L'avevo già fatto? Mi pare che sì, vediamo subito, scusate. Lo porto su un editore di testo. Ah sì, a parte quello lì, ok. E che cos'è? Questo qui è un sorgente C++. Perché ci sono alcune cose che adesso vi dico subito che sono caratteristiche già del linguaggio C++. Dopodiché, adesso lo che dobbiamo fare noi? Lo dobbiamo compilare, che vi ricordo significa avere un compilatore per il C++, che ci produce il file che contiene lo stesso programma, ma versione oggetto. Se un oggetto sarebbe un file quasi eseguibile, salvo che dovrebbe essere linkato con altri moduli che sono pure funzionali a quel programma. E
E i moduli si utilizzano sempre, in questo caso i moduli che utilizzano qui sono delle funzioni di numero 2 che servono e non possono essere utilizzate perché servono per gestire, come abbiamo visto in assembly, innanzitutto l'input-output, che sono la versione di dati, da tastiera su schermo, su console. Servono per gestire la per dire al sistema operativo come gestire la memoria e per tante altre cose. Per esempio, questo programma qui, come esempio, è una direttiva di inclusione. Vi ricordo, le direttive sono comandi che vengono dati al compilatore. L'altra volta abbiamo visto all'assemblatore. Assemblatore e compilatore, stesso concetto. Assemblatore serve compilatore per assembly. La direttiva serve per dire al compilatore fai una certa cosa, non fai una certa cosa. Questa qui include IOStream, è una direttiva del C++, non è del C, e dice al compilatore di includere nel file di testo, proprio in quel punto lì, al posto di quella riga, di andare a includere un file. Si chiama IOStream, che contiene l'intestazione di alcune funzioni di libreria che servono per gestire IO, input-output, e stream vuol dire flusso, i flussi di input e di output, cioè i byte che dalla tastiera vanno verso la CPU passando per il bus, e i byte che dalla CPU passando per il bus vanno sulla console. Quindi la prima linea che viene da qui, andiamo sull'editore di testo, che così ci capiamo meglio. Si vede? Troppo piccolo? Credo di poter aumentare. Credo, sono convinto. Si vede laggiù in fondo? Ecco, va meglio? Adesso credo che sia visibile, no? Allora, che cosa vediamo qui? La direttiva che ve l'ho detta. Poi inizia il programma vero e proprio. Il programma vero e proprio si chiama main. E c'è questa struttura che vedremo fra qualche settimana, la struttura di una funzione. Qualcuno mette la parentesi graffa nella riga successiva, qualcuno non mi piace bene. Va bene in entrambi i modi. Questo programma qui è il classico programma che si inizia a programmare, un programma che serve a scrivere sulla console qualcosa, una stringa. Questo int che vedete qui sta per integer, lo vedremo dopodomani. E vuol dire che questa funzione che si chiama main e che per come la sto scrivendo non prende nessun parametro in input, produrrà come risultato un valore di tipo intero, integer. Cioè potrebbe essere un numero naturale, positivo o negativo. Questa funzione main restituirà a chi la manda in esecuzione un intero, che se è andato tutto bene, come abbiamo visto mercoledì scorso, per come ho scritto questo programma qui, sarà lo zero. Questo return zero che vedete qui sarebbe tradotto in assembly. Sarebbe move EAX 0, cioè metti 0 dentro EAX, leave e ret. Queste tre istruzioni in C si scrivono return 0. Il significato è questo qui: se siamo arrivati a questa istruzione, vuol dire che il programma non è stato interrotto da errori, non si è piantato, non è stato abortito. Dalla CPU, non si è abortito sulla CPU e quindi è andato tutto bene. Allora, quello zero è una specie di messaggio di ritorno che il sistema operativo riceve da questo programma, che significa è andato tutto bene, ho finito, ho messo a posto tutti i file che avevo aperto, ho messo a posto i registri, è andato tutto a buon fine. La parentesi graffa che vedete qui è quella che fa coppia con questa qui e chiude il programma. L'avevo detto l'altro giorno. Parentesi graffa aperta, parentesi graffa chiusa, nel bellissimo Pascal erano begin ed end.
Poi, che cosa fa questo programma? Non fa proprio niente, a parte che prendere una stringa, che vedete qui, ciao mondo, una sequenza. Che cos'è una stringa? Una stringa è una sequenza di caratteri chiusa da un terminatore che è il byte nullo. Qui non vedete il terminatore perché il C, e anche il CPP ovviamente, quando che vede i caratteri fra doppi apici, ce lo mette lui da solo, perché tanto dove lo mette? In questo caso dopo il punto esclamativo. E che cosa fa questa riga di codice? Prende questi byte, la C maiuscola, la I e così via, fino al punto esclamativo, e lo 0, che non si vede, ma ci sarà messo dal compilatore, e li invia mediante questo operatore qui, che è un operatore che è implementato dentro questa libreria IOStream. Questo operatore, queste due frecce verso sinistra, le rivedremo con calma la settimana prossima, quando parleremo dell'input-output. Che cosa fa? Manda quei byte come un flusso, come dovete pensare, è il flusso di byte che fluiscono proprio, come se fosse dell'acqua dentro un tubo. Il primo è la C maiuscola, poi la I, questi fluiscono verso Cout. Cout è un oggetto C++, anche questo qui è C++, tutto quello che sto evidenziando adesso è C++, che è sempre programmato dentro questa libreria. E sta la sigla che vedete qui, cioè l'identificatore Cout, sta per Channel C of, sottinteso, Output, canale di output. Praticamente starebbe a rappresentare quella che in quel momento il sistema operativo riconosce essere la periferica di output. Normalmente, se non avete fatto redirezione dell'output nel sistema operativo, si intende che è la console, cioè la finestra principale comunque aperta e su cui andrete a fare la compilazione e poi l'esecuzione del programma. Prima di Cout, qui vedete due punti ed STD. Questo era nel C qualcosa il modo per dire che Cout, io lo dico così, Cout, insomma, era un identificatore che fa parte della nomenclatura STD standard, lo spazio di nome standard, che sta sempre dentro lo stream. E tutta questa cosa che sta lì, che è un po' brutto, cioè fa cose che sembrano complicate, no? Però praticamente era perché dentro le funzioni di libreria, che sono molto grandi e molto potenti, cioè diciamoci la verità, non sarà come MATLAB, ma il C è il linguaggio più potente e più efficiente che c'è, assoluto. Quando volete fare, a parte l'assembly, cioè l'assembly, se uno programmasse in assembly, allora lui veramente, lavorando in maniera artigianale, riesce a fare, avere il massimo dell'efficienza. Ma il C, nessuno programma in assembly, perché programmando in C si riesce nel 99,9% dei casi, cioè quasi sempre, ad avere la medesima efficienza e potenza di programmazione dell'assembly, solo in maniera molto più semplice. Molto, ma molto, ma molto più semplice. Non c'è ombra di dubbio, si programma in C. Il C c'ha dentro un sacco di funzioni di libreria ormai che derivano dalla programmazione, attività di sviluppo di programmi di 40 anni di programmazione, di programmatori più bravi e più migliori del mondo l'hanno già fatte, tutte le funzioni di cui noi avremo bisogno sostanzialmente. Dobbiamo solamente sapere dove stanno, in quale libreria stanno. Quando che si scarica un compilatore come GCC, dentro ci stanno migliaia di funzioni già implementate. Molte stanno dentro IOStream che c'è qui. Però se avete bisogno di funzioni matematiche, piano piano ci andremo, si includeranno altre librerie. Questa è la libreria che serve per Cout. STD sta a dire che Cout è un identificatore standard. STD plus, due punti. Allora, adesso noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo salvare il file da qualche parte, essere sicuri che non l'abbiamo scritto, perché se io, non so perché non l'ho scritto, sta sulla mano. Io l'ho
provato a parlare per un anno. Che cosa ci abbiamo qui davanti? Qui ci abbiamo, ho fatto partire un IDE. IDE sta per Integrated Development Environment. IDE sta per Ambiente di Sviluppo Integrato. Cioè, che cosa è? È un insieme di tool, di strumenti che servono al programmatore per essere più spedito nella programmazione. In particolare, qui state proprio vedendo la finestra principale, c'ha un editore di testi. Quello che vedete qui è un editore di testi, Ash. E mediante qui delle funzionalità grafiche, io posso salvare questo file che ho editato. Ecco, se faccio così, sto editando e tutto quello che sto battendo sta sulla RAM. Quando ho finito di lavorare, salvo su una cartella, sul disco fisso, quello che ho fatto, sulla memoria di massa. Dopodiché lo devo andare a compilare. Allora, le cose sono due: o apro un terminale e ci vado a scrivere GPP, sarebbe il aspetta, non so che cartella sto, scusate un attimo, no, devo andare con vengo qui, proprietà, va bene, lo salvo io dove voglio io, lo metto dentro una cartella, che la chiamo come mi pare a me, faccio una cartella, non me la fa, ce l'avrò già una cartella dove posso mettere qualcosa? Sì, assembly, ce l'ho messo l'altra volta. Allora vado nella cartella assembly e salvo sto file, l'ho chiamato prova.cpp, non è obbligatorio ma è standard, .cpp l'ho già detto, mi pare, vuol dire che il file di testo contiene un programma scritto in C++. L'ho salvato a questo punto, quindi vado dentro quella cartella. Vado a vedere cosa c'è dentro, infatti c'è un file prova, si vede? No, c'è la mia testa. C'è un file .cpp. Io adesso cosa posso fare? Potrei fare G++, che sarebbe lancia il compilatore GCC, quel più invece che CC sta per compilatore per il C++. Poi che cosa devo fare? Se faccio meno C, meno compila e il nome del file. Se faccio G++, meno C e do il nome del file, mi produce il file oggetto senza linkarlo con la libreria IOStream. E questo eventualmente sarebbe da fare se io stessi sviluppando il mio programma, come vedremo che si può fare in tanti moduli, su file separati. Per esempio, lavoriamo insieme, collaboriamo a scrivere un programma. Tu fai un modulo su un file, tu ne fai un altro e così via. Li mettiamo assieme, però se io ho modificato solo il mio file, rifaccio la compilazione in file oggetto solo del mio, non vado a ricompilare anche tutti gli altri, sia perché non sono stati modificati gli altri, e sia perché perde tempo, la compilazione dura di più. Allora, in questo caso, se io sono interessato solo a rifare il file oggetto del mio o di quello su cui sto lavorando, faccio G++-C e do il nome del file. Se invece non dico niente e faccio G++ e nome del file, il GCC versione più, che si chiama G++, mi fa la compilazione e anche il linkaggio con la libreria, con tutte le librerie che sono incluse lì, in questo caso solo IOStream, perché mi produce direttamente il file eseguibile. Se io lo lancio così, vedete che che cosa è successo? Non so cosa sia successo, ovviamente è scritto in caratteri sbagliati. E bravo, vedi cosa succede, perché io ho fatto cut and paste dal file,
Ecco, grazie. È successo che io ho preso quei caratteri dal programma Impress, il quale a posto delle virgolette non ci aveva messo proprio gli asci delle virgolette, ma ci aveva messo un altro carattere che quando l'ho portato di qui, in pratica non erano le virgolette. Attenzione, devono essere proprio le virgolette a caratteri asci. Adesso ho proprio battuto le virgolette e come vedete l'IDE si è accorto che quella è una stringa, infatti l'ha colorata in maniera specifica. A questo punto devo risalvare però perché ho fatto una modifica ai caratteri asci del file e rifaccio la stessa cosa. Ecco, adesso avete visto, ci ha messo un po' di tempo perché è passato quasi un secondo. Come mai? Cioè, questo è un programma che ha sembrato, cioè per sembrare questo ci vuole un milionesimo di secondo, non un secondo. Perché non ha solamente compilato questo programma, ci ha linkato la libreria IOStream, che tutti gli eseguibili, tutti i codici oggetto degli IOStream sono invece molto grandi. Ovviamente questo programma della libreria IOStream non usa solo Kaut, per cui non la usa, ma ha dovuto linkarla con quella grande libreria che è fatta di tante funzioni. Comunque, ha prodotto, e chi ha prodotto? Andiamo a vedere, non so se si vede, qualcosa? Ha prodotto un file, vediamo un po', eccolo qui, a.out. Questo è un modo di lavorare di Unix, Linux. Sì? Si può linkare solo quello che ci interessa di tutta la libreria, così da risparmiare... No, grazie, la domanda della registrazione, la domanda è, si può linkare solo una parte della libreria IOStream? No, se tu ce l'hai inclusa, la linki tutta. Ok. Questa compilazione ha prodotto un file che si chiama a.out, perché questo è il modo standard che usa Unix e Linux, che è derivato da Unix, per nominare il file eseguibile se tu lo compili come abbiamo appena fatto, e cioè scrivendo gppiù e dando il nome del file. Se tu non gli dici come lo vuoi chiamare il file eseguibile, Unix Linux gli danno un nome a.out. A perché gli informatici non hanno una grande fantasia, A e punto out per dire che era l'output della compilazione. Se invece gli vuoi dare proprio un nome tu, scrivi gppiù-o e poi gli dai il nome che gli vuoi dare, mio programma. A questo punto viene compilato tutto, viene generato anche un file che si chiama, arca miseria, gli ho dato proprio lo stesso nome che avevo dato l'altro giorno in assembly, mi ha sovrascritto, però vedete che alle 12.44 è stato prodotto del 21 marzo è stato prodotto un file che è eseguibile. Il fatto che c'è una X qui vuol dire che è eseguibile, non state vedendo niente giù in fondo, ma vedete, e che ha la stessa dimensione, cioè 9002 byte, di a.out, che era anche lui eseguibile, in pratica è lo stesso file. Insomma, per farla breve, io adesso posso fare così, o faccio partire, se scrivo, questo è Unix Linux, se scrivo punto slash, vuol dire dentro questa cartella dove sto, vai a trovare un comando. Il comando sarebbe il nome del file eseguibile. In questo momento io do il nome del file eseguibile e parte il programma. Quindi o lo chiamo a.out, è scritto ciao mondo, e poi non si vede, è qui. Allora, famo una cosa un po' meglio. Ci mettiamo end line. Risalviamo tutto. Ricompiliamo. Ah, perché endline non è... ho capito. Allora, mo facciamo un'altra cosa, famo così. Scusate. Tutte cose che poi vi spiegherò un po' alla volta. Che cos'è questo qui? Slash n, l'avete già visto?
L'avete visto nelle scuole superiori, ma l'avete visto anche in questo corso? Quando? Il primo giorno, quando abbiamo parlato dell'ASCII. Quello è l'ASCII per New Line. Ricompilo tutto, lo rilancio. Non l'avevo salvato, sì. Non lo so. Infatti l'ho ricompilato, ma l'ho chiamato il mio programma. Adesso il mio programma sarà cambiato. Se io invece che a.out lancio il mio programma, grazie, se non ci avessi voi, ecco, scrive ciao mondo e poi va a capo. Vabbè, questo era il primo programma in C, in questo caso C++. Questa roba qui, std, due punti, oggi non si scrive più. La potete togliere se, dopo che avete fatto l'inclusione della libreria IOStream, scrivete anche quest'altra direttiva, di cui parleremo nelle prossime settimane. Using namespace std. Se, dopo aver incluso la libreria IOStream, scrivete come dovete fare sempre, queste due, la linea 2 e la linea 3, le dovete mettere in tutti i programmi che farete. Using namespace std. Questo praticamente sarà più chiaro quando faremo specificamente i blocchi e lo spazio di nomi. Significa che nel prosieguo del codice si dà per sottinteso che stiamo utilizzando lo spazio di nomi standard, e quindi questo ci consente di non scrivere std due punti prima degli identificativi relativi agli oggetti e ai metodi che fanno parte della libreria IOStream. Quindi risalvo tutto, ricompilo, rieseguo e tutto come prima. Chiaramente questo modo di lavorare è un po' meglio, perché count è più semplice che std due punti count. Allora, quello che avete visto qui sotto, anzi che non avete visto perché da giù in fondo non si vede, è quello che si dovrebbe fare da linea di comando. Però ormai nessuno lavora da linea di comando, lavoriamo tutti dall'IDE. Quindi dentro l'IDE ci devono stare, innanzitutto l'IDE deve essere installato in modo tale che si interfacci col compilatore GCC. Questo Gini che sto usando io, potete usare quelli che volete, potete usare per esempio CodeBlocks, potete usare il Dev C++ se lavorate sotto Windows, non so se gira su Windows 10, non lo so, che mi sono perso nel corso degli anni, non c'è gira. Perché una volta girava, poi non girava più, poi è cominciato a girare, cioè, vabbè, comunque, l'IDE potete usare quello che volete, ma io non voglio storie, perché in teoria potreste fare tutto da console e non di comando, se avete installato GCC sotto Windows. E a questo punto quindi usate quello che volete voi. Quello che uso io, Gini, prima quando ho cominciato a usarlo a lezione, intendo di, l'ho usato perché era semplicissimo, ma proprio era primitivo, e girava sia sotto Linux che sotto Windows. Adesso non è più tanto primitivo, però per come lo vedremo noi è ancora molto semplice, per cui continuo a utilizzarlo, perché c'è anche in ambiente Windows, come anche CodeBlocks. CodeBlocks. E perché sono open? Adesso spiego cosa significa. Prima di spiegarlo, vi faccio vedere che, per esempio, sotto Gini si può, vedete, questi li vedete su, vedete le icone? Allora, vedete che c'è questa icona, compila il file corrente, sarebbe G++, nome del file, e crea un eseguibile che ha lo stesso nome del file sorgente, meno la parte .cpp, estensione. Quello che vedo a fianco, c'è scritto ancora compila, ma sarebbe il linkaggio. Per cui,
sostanzialmente vabbè, fa il linkaggio sostanzialmente. Quello che invece queste rotelle che vedete qui a destra sono la mandata in esecuzione. Cioè si apre una console, sistema operativo, viene lanciato il programma e vedete l'output del programma. Quindi vabbè, è più semplice ovviamente lavorare dentro un IDE. Non per questo, per tanti motivi. Cioè, avete i caratteri colorati in maniera diversa a seconda di che cosa rappresentano. Ma vabbè, ci avete la possibilità di poter richiamare i simboli, le funzioni che state utilizzando, e quando lavorerete con le classi addirittura ci sarà il completamento automatico, andate a ritrovare le classi che utilizzate. Cioè man mano che il programma cresce, adesso 4 righe fa ride, ma quando le righe non saranno 4 ma saranno 4.000 o 40.000, utilizzare un IDE sarà inevitabile. Allora vado velocino. Come si sviluppa un programma, anche il vostro? Dovrete prima chiarire un po' le idee nella vostra testa di quello che volete fare. Se utilizzate carta e penna e disegnate un flowchart su un foglio a quadretti, eccetera, per cercare di schematizzare l'algoritmo che avete in mente, è buona prassi. Fatto questo, una volta che avete chiarito l'algoritmo nella vostra testa, dovete passare a scriverlo, a tradurlo in linguaggio alto livello, nel nostro caso in C++. E quindi aprirete l'IDE, lo farete partire e cominciate a scrivere lì dentro. Cioè farete questo lavoro qui. Ci avete l'IDE, aprite, new, no, questo non è l'IDE, questo era il... scusa, fate nuovo da modello, main cxx, parte un template di file dove c'è già dentro l'inclusione della libreria, perché quello è inevitabile allo stream, e poi c'è il template di qualunque programma in C++. Vedete qui che il main c'ha dentro degli argomenti. Spiegheremo cosa sono questi argomenti fra qualche settimana. Per il momento potete tranquillamente ignorarli e non metterceli. Ovviamente c'è anche l'uscita, e poi scrivete quello che dovete scrivere, e poi che cosa succede? Lo salverete sul disco fisso e lo andrete a compilare. Compilerà? No, perché è impossibile che voi facciate un programma che funzioni. Non funzionerà, perché avrete commesso degli errori. Quindi è inutile che state a dire no, io non li commetto. Voi commetterete errori, quindi state tranquilli, state sereni, li commetterete, e quindi gli errori che impediranno al compilatore di compilare, il compilatore ve li segnala. E sto parlando di errori cosiddetti di sintassi. Tipicamente vi siete scordati di scrivere un punto e virgola, invece che scrivere caut avete scritto non qualche altra cosa. Questi sono errori cosiddetti di sintassi, perché sono errori grammaticali, di sintassi grammaticale. Il compilatore ovviamente li rileva e fa quel che può per farvi capire la linea dove avete commesso l'errore, ve lo dice, e anche il tipo di errore che avete commesso. In modo che voi ve ne accorgiate, riapriate il file, correggiate l'errore e ricompilate. Questo quante volte? Dipende, una decina di volte lo farete. Scherzo, un po' scherzo, un po' no. Quando che ha compilato, è stato prodotto l'eseguibile, voi lo andrete a lanciare l'eseguibile. Lo lancerete come abbiamo fatto noi e vedrete se fa quello che voi vi aspettate che dovrebbe fare. Se il programma non fa quello che vi aspettavate che avrebbe dovuto fare, allora vuol dire che avete commesso un errore non di sintassi, ma un errore logico. O quando avete scritto il flowchart all'inizio e quindi l'errore stava nella vostra testa, o quando siete andati a tradurlo in C++,
avete scritto un programma che effettivamente gira, però non è la traduzione del flowchart che stava nella vostra testa. O l'errore stava proprio nell'algoritmo, o l'errore sta nel come avete tradotto in C l'algoritmo che avete in testa. L'avete tradotto in maniera sintatticamente corretta, ma non avete scritto bene. Gli errori logici il compilatore non li trova, perché il compilatore è un automa che trova solo gli errori che sono di pertinenza sua. Lui sa come deve essere strutturata la frase, l'istruzione. C'è un parser che analizza il programma sintatticamente, se trova degli errori li segnala. Non è che il compilatore è un programmatore, cioè che lui è in grado di sintetizzare il programma per implementare un algoritmo. Noi vedremo fra un po', per esempio, un algoritmo per calcolare il massimo comune divisore di due numeri, e non è che il compilatore se lo inventa lui in algoritmo genere, dovrebbe essere il programmatore, però per fare questo programma ci vuole Euclide che l'ha inventato l'algoritmo, non è che Aldo Dragoni è in grado di pensare una roba del genere. Però cosa succede? Il compilatore che fa? Io vedo, lancio il programma, gli do due numeri di cui mi devo trovare il massimo divisore, non me lo trova, lo vedo che non è. Chi ha sbagliato? Il compilatore? No, ho sbagliato io. Però questo, dove sta l'errore, è difficile trovarlo. E molto software che c'è in giro oggi è software che c'ha dentro degli errori logici che però non sono stati ancora scoperti, perché quella particolare combinazione di valori di input che mette in luce l'errore che è stato fatto ancora non è stata incontrata. Purtroppo è così. Molto software oggi che c'è in giro non è software corretto, oppure è software che ha dei bug, sta per insetto in inglese, che ancora non sono stati scoperti, stessa cosa che ho detto prima. Oppure c'ha delle cosiddette, backdoors, che sono cioè dei momenti, dei punti in cui si può facilmente andare a introdurre, immettendo dei dati che fanno saltare, fanno abortire il programma. O cose peggiori, ma lì parliamo proprio di inoculazione di virus. Questo aspetto qui, il debugging di un software, è cosa molto seria. Qui sto parlando degli ingegneri e vedrete, quando farete ingegneria del software, che proprio una delle parti più delicate dello sviluppo di un progetto software è il debugging, cioè andare a trovare tutti gli errori logici. Ci sono dei metodi, per carità, ma non sono metodi che risolvono totalmente il problema. Il problema cioè di essere sicuro che quel programma funzionerà sempre come stava in mente al programmatore che dovesse funzionare, con qualunque tipo di dato di input che dovesse prendere. Non è così facile. Bene, allora io per il momento mi finirei qui la parte. No, la lezione no, perché ho detto che tiro avanti fino all'1:30 perché abbiamo iniziato più tardi. L'introduzione al C la finisco, ma ovviamente ci torniamo, riprenderemo da mercoledì, da dopodomani. Adesso io vi devo tenere su un concetto, torno a dire, sto parlando degli ingegneri, sto parlando a delle persone che non saranno dei programmatori e basta, voi sarete anche degli intellettuali? Io mi auguro di sì. Sarete anche dei professionisti che dovrete fare delle scelte che riguarderanno la vostra vita professionale, sto parlando di come metterete soldi nelle vostre tasche, ma sto parlando anche di come farete queste cose e darete il vostro contributo in maniera tale che la società nel complesso se ne possa giovare. Di che cosa sto parlando? Cioè, io vi chiedo un po' di attenzione, perché adesso avete gli elementi concettuali per poter capire
cosa sia il cosiddetto open source e qual è il valore di questo concetto, il valore o il disvalore, a seconda di quello che voi credete che possa essere la vostra strada. Io cerco di illustrarvi, i tratti fondamentali di questo concetto, dopodiché voi farete la vostra scelta. Allora, da dove partiamo? Partiamo via da questo, che c'è stato un momento nella storia dell'informatica, che ancora adesso voi sapete che uno degli uomini più ricchi del mondo si chiama Bill Gates, e ha fatto, so, io quest'anno non ho raccontato queste storie affascinanti, però c'è anche un bel film, se volete vedere, un film della Disney, credo, I Pirati della Silicon Valley, che racconta la storia di Bill Gates e di Steve Jobs quando erano ragazzi. Vabbè, comunque, come ha fatto i soldi cercando di andare, come ha fatto a diventare l'uomo più ricco del mondo? Ha fatto così, saltando tanti passaggi, andate a vedere quel film. Il concetto fondamentale è questo, che il business del software della Microsoft era ed è tuttora legato sul concetto del ti concedo la licenza d'uso del software, ma non ti faccio vedere il sorgente del software. Cioè, si fa così. Sarà più chiaro quando faremo le funzioni di libreria. Scrivo software, che potrebbe essere o un pacchetto Office o sistema operativo stesso Microsoft, Windows, quello che era da fino all'ultimo, che so, fino a 10. Io te lo do su un supporto, ma non ti do sorgente, perché il sorgente io me lo tutelo, in quanto che se io ti dessi il sorgente, cioè il codice in C, tu potresti vedere quel codice, lo potresti modificare, migliorare e ci potresti fare dei soldi tu. E insomma, dentro quel codice c'è tutto il mio know-how. Io il mio know-how non lo posso dar via così. Che cosa ti do? Io ti do l'eseguibile. Il codice binario, non ti do il codice sorgente, perché mi proteggo. Io ci ho messo anni, 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 50, 60.000 ore, una volta, adesso ha milioni di ore di lavoro di uomini per sviluppare quel codice, non lo posso dar via così, perché è il patrimonio della mia azienda. Io ti concedo a pagamento il diritto di utilizzarlo, ma non di vedere come è fatto. Semplice. Trattandosi che c'è nell'informatica il codice sorgente, che è comprensibile da qualunque programmatore esperto, e il codice binario, che se fossero quattro righe, tutti lo capiscono, ma se sono 4 miliardi di righe, di byte, miliardi siamo arrivati adesso, insomma, 400 milioni. Nessuno è in grado ovviamente di capirlo. Come si passa dal sorgente all'eseguibile? Mediante il compilatore. Si può passare dall'eseguibile al sorgente? Che dite voi? Sì? No? Siete perplessi? La maggior parte è perplessa. Qualcuno dice di no, qualcuno dice di sì. Allora chiedo un approfondimento. Chi dice no, perché dice no? Se non lo farebbero tutti. Chi dice sì, perché dice sì? Ok, questo non è vero, nel senso che la corrispondenza. No, 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 guarda, tu mi hai dato proprio l'assist, perché proprio su questo volevo arrivare, e cioè la corrispondenza non è biunivoca. Cioè, tante istruzioni, fra l'altro di linguaggi diversi, compilati da compilatori diversi, ma anche dentro lo stesso linguaggio, vanno a produrre lo stesso codice binario. Quindi risalire al codice sorgente che l'ha prodotto è come minimo ambiguo, perché tanti codici diversi a livello sorgente avrebbero potuto produrre quel binario. In ogni caso sarebbe umanamente impossibile, a meno che non ci facciamo dei programmi che lavorano degli anticompilatori. Questo modo di lavorare, cioè di risalire dall'eseguibile al sorgente, si chiama reverse engineering.
Ingegnerizzazione al contrario. Ci sono dei programmi che fanno questo, ma sono stati considerati dalla giurisprudenza americana che ha fatto legge un po' in tutto il mondo, illegali. Perché? Perché se io non ti ho dato il sorgente, non volevo che tu lo vedessi. Se tu dall'eseguibile tenti di risalire al mio sorgente, stai violando i miei diritti. Perché sul codice veniva messo una specie di diritto di copyright, un po' come nella musica, però è più facile. La musica, se tu compri un disco, compravi un disco quando si vendevano, tu non sei proprietario del disco, non ci puoi fare quello che ti pare. Tu sei licenziatario del diritto di ascoltare quel disco a casa tua, ma per esempio non potresti andare in radio e mettere quel disco, non potresti neanche aprire le finestre di casa e mettere gli amplificatori fuori casa per farlo sentire sulla piazza, perché tu hai il diritto di ascoltarlo a casa tua. Il codice ha il diritto di usarlo, ma non di vedere come è fatto. Questo è stato per anni il business unico. Arriva un momento che, adesso io non ho internet qui, che la storia dell'informatica cambia in maniera drastica. Arriva un signore che è venuto anche qui da noi qualche anno fa, che si chiama Richard Stallman, che è un ricercatore di intelligenza artificiale, che io fra l'altro ho conosciuto prima come ricercatore famoso di intelligenza artificiale, il quale, un personaggio, se andate su Wikipedia lo vedete, adesso va in giro che sembra un po' Gesù Cristo, insomma, un personaggio un po' particolare, geniale, un grandissimo programmatore, oltre che un grande ricercatore, il quale aveva anche un carattere un po' particolare, aveva quando era ragazzo, dico. Allora, io vi racconto l'aneddoto che è un po' romanzato per come lo racconto io, però più o meno corrisponde al vero. Ve lo racconto per farvi capire di che cosa stiamo parlando. Si trattavasi di una stampante della Xerox che utilizzavano, ma non il driver. Il driver sarebbe il programma che all'interno del sistema operativo gestisce la periferica, in questo caso di output, questa stampante. Questo driver non, in qualche maniera non soddisfaceva quelle che erano le aspettative di Richard Stallman, e allora un programmatore normale avrebbe cambiato la stampante o... E lui invece fa una cosa strana, scrive alla casa produttrice della stampante e gli chiede se per cortesia gli rilasciavano il codice sorgente del driver, perché lui l'avrebbe modificato, migliorato e poi ridato alla casa madre, gratuitamente. Lui non poteva modificare il binario, doveva modificare il sorgente, ricompilare. A questo punto aveva il binario e restituiva tutto migliorato alla casa madre. La casa madre, credo che fosse la Xerox, rispose che questo modo di fare non era consueto, perché il codice sorgente è proprietà intellettuale e non viene rilasciata a nessuno. Mentre una qualunque persona qui avrebbe chiuso il discorso, lui invece che cosa fa? Diciamo, si incaronisce, e cioè, le cose stanno così, allora io che cosa faccio? Lui che fece? Passò non so quanto tempo a studiarsi come era fatta la stampante, i dispositivi, l'elettronica, praticamente si riscrisse il driver, il sorgente, da zero. Perché si era arrabbiato e voleva in qualche maniera reagire a questo modo di fare che lui considerava e considera tuttora antietico, e cioè tener nascosto la proprietà intellettuale che potrebbe fare del bene all'umanità.
Tant'è che lui, internet era già nata, fa questo nuovo software e va su un sito, oggi lo chiameremmo sito, insomma, va su un sito e mette a disposizione di chiunque avesse quella stampante il suo driver, che era migliore di quello della casa madre, a livello sorgente. L'aneddoto si chiude con un episodio che però non è che sia riportato, ma penso che sia credibile che sia accaduto, che dopo un po' qualcuno, forse un italiano, non lo so, che cosa fa secondo voi? È un po', lo state dicendo a pezzi un po' qua, un po' là. Che fa l'italiano medio a quel punto? Perché era un concetto questo, che al puro, perché Richard Stallman è un puro, non gli veniva in mente una soluzione del genere. Che fa? Lo prende, lo guarda, lo studia, il codice sorgente, vede che effettivamente ci si potrebbe mettere un punto e virgola, una virgola in più, per migliorarlo un pochino, ma stiamo parlando, capito, tu sali sulle spalle dei giganti, quello ha scritto 10.000 righe di codice, tu vuoi vedere una riga, la puoi migliorare, la migliori, e poi che fai? Nella rimessa, dove stava? La chiude, compila, e la vende. Vende licenza. Vende la licenza d'uso del suo driver, fregando. Scusate. Ma anche l'Access. Perché un'altra persona, praticamente, se era l'Axeros, credo che fosse l'Axeros. A questo punto Richard Stallman si arrabbia, immagino io, due volte. Prima ce l'aveva con l'Axeros e mo ce l'ha con un mondo che non funziona come lui aveva in mente. È un mondo che funziona cercando in qualche maniera di sfruttare tutte le opportunità che vengono senza stare a guardare come ti sono venute queste, senza tenere rispetto per come queste opportunità ti sono state presentate. E vengo alla fine di questa storia. Richard Stallman, no? A questo punto, arrabbiatissimo, immagino, che fa? Smette sostanzialmente di fare ricercatore di intelligenza artificiale, chiama qualcuno esperto di queste cose e gli spiega l'accaduto, un giurista, dei giuristi, spiega l'accaduto, dice: ma com'è che nella storia della civiltà non è possibile trovare una forma di protezione della libertà intellettuale? Cioè, lui dice, c'è il copyright, e infatti sul software c'era il copyright, addirittura in America si può anche brevettare, ma la decisione è... Lui si inventa, con questi colleghi, c'era il copyright, lui si inventa il copy left, che è un concetto giuridico che non esisteva prima. Copyright, copy destra, lui lo chiama copy left. Di che si tratta? Si tratta di una specie di copyright, però in cui il beneficiario è l'umanità. Cioè, è una specie di istituzione giuridica che raccoglie quello che disse Gesù Cristo tanti anni fa. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Lui che cosa si inventa? Questa licenza d'uso, GNU, GPL. GNU sta per GNU is not Unix, è un sistema operativo che lui inventa e scrive da solo, che è un sistema operativo potente quanto Unix, ma che non è Unix, e lo chiama GNU con un nome ricorsivo, che sta a significare GNU, cioè questo sistema operativo, non è Unix, però era potente tanto quanto Unix. Ma dopo ci mette la GPL, che sarebbe General Public License. Funziona così, oggi è riconosciuta in America e anche nel mondo.
Io faccio un software, lo voglio dare a voi gratuitamente, ci metto sopra una licenza GPL, il che significa che voi lo potete scaricare, utilizzare compilandolo e anche modificare, migliorare. Ma se lo migliorate, siete costretti a rimetterlo a disposizione con la medesima licenza GPL all'infinito. Quindi in pratica si è creato uno strumento giuridico per creare un prodotto dell'intelletto umano e preservarlo all'infinito. Se tu prendi questo software, lo modifichi, lo migliori, lo compili e ci fai soldi e qualcuno se ne accorge, ti può citare in giudizio perché per aver fatto un danno all'umanità. Perché quello era un prodotto intellettuale che non si poteva chiudere. Doveva rimanere aperto, chiunque lo poteva migliorare, ma se lo migliori lo devi lasciare aperto. Ecco il concetto. Questo... Domanda? No, ovviamente non costa, grazie per la domanda. Proteggere con il copyleft non costa, è gratuito. La maggioranza dei codici, allora, il più importante di tutti, il più famoso, che il codice che oggi è protetto da GPL è Linux. Se andate su Wikipedia vedete quanto grande e quanto variegato è questo mondo. In teoria tu ti puoi anche far pagare, anche in pratica ci sono degli sviluppatori di Linux che si fanno pagare, però rilasciano comunque il codice a livello sorgente, vale a dire pagare poco, pagare il costo della personalizzazione del software, ma io te lo ridò comunque a codice aperto. Ne paghi perché l'ho personalizzato, l'ho migliorato, sostanzialmente pagare poco. È una specie di informatica, di sinistra, copyleft. Tipicamente il copyright è di destra, il copyleft è di sinistra. È l'opera che ci giriamo attorno. Vabbè? Quindi sono esagerato nel dire questo, probabilmente forse sì, però voi dovrete fare la vostra scelta. Ecco, tutto qua. Io perché ve ne ho parlato? Perché io utilizzo prodotti open? Perché non mi paga la Microsoft, mi paga lo Stato. E quindi non mi paga né la Microsoft né la Apple. E quindi perché io devo utilizzare prodotti dell'uno e dell'altro? Utilizzare il sistema operativo Windows è come avere un'automobile che va benissimo, ma c'è il cofano chiuso. Per cui se tu vuoi fare una miglioria, una modifica o qualche cosa, non lo puoi fare. Invece Linux va benissimo, cioè voglio dire, il kernel di Linux è come Unix, non è migliorabile. Tutto ciò che è l'interfaccia, quello che c'è attorno, è migliorabile, l'utilizzabilità è quello che ti pare. Poco fa non mi stava funzionando la scheda grafica, ma poi alla fine ci sono riuscito a farlo partire. Un attimo fa proprio. Ma la cosa importante dal punto di vista etico è che non c'è una riga di codice di Linux che non sia ispezionabile, leggibile. Dal punto di vista della sicurezza, questo significa che se c'è un bug, uno dei 400.000 programmatori al mondo che sta lavorando intorno a Linux prima o poi se ne accorge, e con lo spirito che anima la comunità di Linux prima o poi lo segnala o lo corregge direttamente lui, manda a Linus Torvald la patch e dopo un po' la patch viene distribuita da tutte le distribuzioni di Linux. Io sono 20 anni che uso Linux, non ho mai, dovete credermi, utilizzato un antivirus. Mai.
Adesso magari vi sto provocando, voi diventerete degli hackers, non lo so. Va bene. E io non ho nulla compiuto dicendo che non ho nulla né contro la morte né contro la morte. Penso che siano benemerite, però è un fatto di cultura. E soprattutto nell'epoca dell'internet. Cosa succede se non prendete con la Microsoft e anche la MacBoss, anche la sapete con la Microsoft stessa? Che funzionerà a pelle, che il giorno tot dell'anno tot funzionerà? Chi se ne accorgerà? Se ne accorgeranno gli utenti di quel sistema operativo, di quel software, quel giorno. E invece, come sistema open, se qualcuno fa uno scherzo di questo tipo e lo mette dentro il kernel, è molto probabile che qualcuno se ne accorga. Ma non è grande, va bene. Io al momento non dico più niente, mi fermo qui e vi do appuntamento a dopodomani.